Buongiorno, siamo oggi alla panetteria Raspa, nella quale si tiene un momento di discussione e di presentazione dell'Avis di San Salvo, che è l'associazione più antica della città, diciamo, se si esclude la US San Salvo, però. La US è del 67. C'è il segretario, no, vabbè, c'è la battuta perché ci sta Pietro, però l'Avis è nata nel 1977, quindi è tra le associazioni la più antica, se non la più antica, ma è senz'altro la più numerosa in termini di iscritti, perché conta circa 500 iscritti all'associazione. Gli iscritti dell'Avis hanno una particolarità, oltre ad essere appunto membri di un'associazione di cui partecipano, nella quale partecipano ai momenti associativi classici, sono anche donatori di sangue, perché questa è un'associazione di volontariato, ma che riunisce appunto i donatori di sangue secondo lo statuto e riconosciuta dal Ministero della Salute italiano. A San Salvo, come è noto, essa è presente in vari momenti sociali. Il suo presidente in carica è Franco Ronconi, che parlerà dopo di me, ma non prima di avermi consentito di presentare alla mia sinistra la signora Antonella Vicoli, che è la padrona di casa, la titolare o cotitolare del locale che ci ospita, quindi la ringraziamo anche per questo, poi la sentiremo. Alla mia destra c'è la dottoressa Simona Gioia, che è una patologa clinica della Avis di Pescara. Al suo fianco poi c'è Pietro Antenucci, che è uno degli iscritti, più un imprenditore, ma come si autodefinisce, vecchio iscritto. E poi c'è Franco Ronconi. Poi ci sono tutta una serie di amici e persone che fanno tante cose nella vita, fanno cose private, fanno cose pubbliche, ma sono caratterizzati dal fare trimestralmente anche le donazioni. Da un po' di tempo lo faccio pure io, questo insomma così, giusto? Come nota di cronaca, e allora direi che possiamo partire dando la parola a Franco. Grazie Orazio, buongiorno a tutti. La mia sarà una piccola presentazione, perché diciamo gli attori principali dovranno essere Antonella, Michele, la dottoressa e Pietro. La motivazione che ci ha spinto a fare questa manifestazione è legata principalmente al fatto che c'è sempre più bisogno di far conoscere la nostra associazione, che Orazio l'ha ricordato, la prima di San Salvo da un punto di vista di associazione di volontariato culturale e sociale, tolto l'Unione Sportiva San Salvo, della nostra città, ma è anche la prima associazione di volontariato italiana. Voglio solo ricordare che noi in Italia, come associazione volontaria italiana di sangue, come si dice, organizziamo, perché l'Avis organizza i donatori, organizziamo oltre 1.338.000 soci. Per un termine di paragone, dato che Pietro è qui vicino, siamo quasi come gli iscritti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, soltanto con finalità diverse. La nostra associazione organizza chi volontariamente e anonimamente e gratuitamente dona il proprio sangue per la causa, per una nobile causa, che poi è anche una causa che ha anche un valore, un risvolto sanitario. A livello locale, l'Avis Abruzzo, noi siamo collegati con l'Avis Abruzzo, conta 20.000 iscritti, è divisa in quattro province, le canoniche quattro province, di cui la provincia di Chieti ha la metà dei donatori di tutta l'Abruzzo.
è diventato un polo di eccellenza, che è quello del Vastese, e che mi preme ricordare perché ci tengo, in quanto l'Avis Comunale di San Salvo insieme all'Avis Comunale di Vasto e di Pollutri, allora, e di Casalbordino, abbiamo dato vita quasi 25 anni fa ad un nuovo tipo di organizzazione, che è quello della chiamata anziché dell'accesso diretto all'ospedale. Abbiamo organizzato il sistema in modo tale che il donatore non andasse direttamente all'ospedale, ma venisse chiamato in maniera programmata, legata alle necessità dell'ospedale e della sanità pubblica. Questo ha comportato all'inizio un notevole sborso economico da parte dell'Avis Comunale di Vasto, San Salvo, Polluri e Casalbordino, però voglio dire, ha dato dei frutti notevoli, in quanto adesso il nostro polo è il polo di eccellenza della provincia di Chieti. Non me ne voglia la dottoressa Gioia, che lavora all'ospedale di Pescara, ma Pescara è un'entità diversa, diciamo, all'ospedale clinicizzato, e quindi ci sono altre situazioni, altre dinamiche. Però la nostra zona all'interno della provincia di Chieti è il polo di eccellenza, e noi ci vantiamo di questa cosa, perché oltre all'aspetto associativo c'è anche un aspetto medico e sanitario. Cioè l'Avis Comunale di San Salvo, di Vasto, di Casoli, di Pollutri, di Chieti, di Ortona sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi del Servizio Sanitario Regionale, come diciamo, punta di eccellenza per quanto riguarda gli aspetti legati alla necessità di sangue. Se non ci fossero questo polo di eccellenza, se non ci fosse l'Avis provinciale di Chieti, tutte le Avis del territorio, il sistema andrebbe un po' in crisi, e di questo devono avere contezza tutti i cittadini, perché i cittadini della nostra città, della nostra provincia e della nostra regione devono sapere che l'Avis non è un'aggregazione di persone che dice voglio donare il sangue. No, donare il sangue perché c'è uno scopo sociale, c'è uno scopo anche di etica personale, ma c'è anche uno scopo sanitario. Se non ci fosse l'Avis e altre associazioni di volontariato, voglio dire, non ci sarebbe anche un pezzo di sanità che funziona. E voglio dire, noi siamo molto orgogliosi di questo, perché la nostra sanità, voglio dire, funziona anche grazie ai donatori di sangue. Per questo noi abbiamo necessità di far conoscere di più la nostra associazione, e sono contento che il dottor Di Stefano, che è diventato da poco anche donatore, perché con la sua attività di imprenditore televisivo, di media locale, ci dà la possibilità di farci conoscere. Perché io lo dico con molta trasparenza, lo dico a tutti, prima ho fatto una battuta, però siamo un po' come, uso una parola forte, siamo come i reietti di questa società in questo momento, dove molto conta l'apparenza e poco la sostanza. E noi siamo una situazione che vogliamo essere e non apparire. Essere significa avere 500 persone che danno una parte di loro stessi. E voglio solo ricordare, e poi chiudo perché ho detto pure troppo, che noi da quando abbiamo iniziato ad avere un database, iniziando con il polo 25 anni fa, quindi dal 1990 ad oggi, abbiamo incontrato più di 1500 donatori, persone, uomini, donne, che hanno intercettato questo messaggio e si sono spesi. Abbiamo fatto più di 15.000 donazioni dall'inizio, voglio dire. Non abbiamo, i primi tempi non avevamo un database sicuro, però credo che abbiamo raccolto oltre 15.000, perché ogni facciamo circa 800-900 donazioni adesso, però voglio dire, siamo cresciuti man mano. E abbiamo all'interno di questa associazione persone come Pietro, che voglio dire, purtroppo per motivi di gioventù, non può più donare, ma è arrivato oltre a 60 donazioni e fa l'imprenditore.
C'è un altro imprenditore che oggi non è potuto essere presente, che ne ha fatte oltre 95, che è Piero Lagarà. Poi ci sono sportivi come Michele, che sentiremo dopo. C'è Piero Pasquale, come si chiama? Aspetta, come si chiama? Ecco un attimo. Pagano, che è un podista, uno dei primi podisti di San Salvo, che ha fatto 57 donazioni. Ci sono imprenditori di se stessi, tipo Livio che lavora per conto proprio, quindi c'è Annalisa, che è il nostro vicepresidente, che fa l'assicuratrice, quindi c'è un mondo che rappresenta la società nella sua completezza. Noi vorremmo che questa completezza diventasse un pochettino più grande, per questo abbiamo deciso di fare questa manifestazione tenendo conto di due nuovi donatori, e poi chiudo, che sono Antonella e Michele, che hanno degli stili di vita alimentari un po' particolari. Utilizzando questa cosa, noi abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione, che poi manderemo nei media, eccetera, perché abbiamo sempre più bisogno di essere conosciuti per quello che facciamo, per quello che siamo e per quello che possiamo ancora fare per la nostra città e per il nostro territorio. Io mi fermo qui e lascio la parola a Orazio. Vabbè, hai detto molte cose interessanti, soprattutto per chi ci vede, diciamo, perché quelli che sono qua forse sanno o sapevano di questi dati, che comunque sono importanti, perché insomma 15.000 donazioni in 25 anni probabilmente hanno contribuito, poi ci dirà la dottoressa, forse a salvare pure, assolutamente sì. Quindi se andiamo poi a salvare tante vite, e quindi c'è uno in qualche modo, è un piccolo eroe nascosto, diciamo, uno che fa del bene, magari manco si sa che è donatore, perché io non saprei, per esempio, non so chi sono i 500 vostri iscritti. Allora partiamo con Antonella, che come diceva Franco ha uno stile di vita particolare, ma più che uno stile di vita particolare, perché fa uno stile alimentare particolare, perché il suo stile di vita è normale, è una donna impegnata in un'attività, diciamo, artigianale, commerciale, però poi è vegana, giusto? Ecco. E riesce a conciliare, non si dice veganità, No, questo suo essere vegana, ecco, poi ci dice pure che cosa, ma insomma questo suo essere vegana lo concilia con l'essere donatrice. Allora, partiamo da questo: che significa essere vegani, come fai a conciliarlo con la donazione e perché hai deciso di essere donatrice? Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi che siete qui. Ringrazio Franco Ronconi che mi ha, diciamo, proposto questa idea di questo incontro, la dottoressa e tutti quanti gli altri. Allora, io oggi sto qui a portare la mia testimonianza. Erano anni che avevo, diciamo, questa voglia, questo desiderio di donare. Poi, diciamo, mi sono lasciata un po' trasportare dai pregiudizi, da un po' dalla famiglia, così, ma che devi donare. Diciamo che l'anno scorso ho preso, diciamo, questa decisione di donare, nonostante che la mia alimentazione, quindi il mio stile di vita, è un po' diversa dagli altri, ecco. Allora, sì, sono vegana. Vegana significa non mangio carne, non mangio tutti i derivati che provengono da animali, non mangio pesce, quindi l'alimentazione si basa soprattutto su verdure, cereali, frutta, bacche, che possiamo dire, tutto ciò che la madre terra ci dà. E quindi in un primo momento ho detto, ma chissà, speriamo, questa volta che ho preso la decisione, chissà se sono idonea, perché giustamente poi bisogna vedere anche i parametri, diciamo, del sangue, se corrispondono per essere donatori, se corrispondono. Niente, ho fatto la mia prima esperienza, è stata ottima, quindi sono risultata idonea, diciamo, sono due volte che dono e lo stesso anche la seconda volta ai risultati idonei. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che nonostante avendo un'alimentazione diversa, quindi tante volte la dottoressa può ancora meglio, diciamo, aiutarmi con questo, no? Uno dona il sangue, poi le piastrine, il ferro, quello e quella, la carne, devi mangiare la carne. Quindi con questo voglio dimostrare, sto qui veramente a dimostrare questa cosa, che si può essere anche, diciamo, si può intraprendere anche un altro stile di vita, quindi un'altra alimentazione, e poter fare tutto.
Quindi oltre, diciamo, ad essere vegana, quindi donare con questo aspetto del mio stile di vita, della mia alimentazione, sono anche una sportiva, non sono una, come posso dire, una professionista, sono a livello amatoriale, comunque faccio sport, pratico ciclismo, poi ho un'attività, diciamo un lavoro che mi porta a essere come posso dire, abbastanza dinamica, sono una persona che ha una vita poco sedentaria, quindi tutto ciò si può conciliare con la donazione. Per me, diciamo, il discorso della donazione è un qualcosa un po' di più profondo. Franco ha parlato più a livello, diciamo così, di numeri. Io penso che è un qualcosa che devi sentire dentro e in ognuno di noi, sono certa, perché comunque io faccio parte anche di altre associazioni che fanno volontariato, beneficenza, insomma fanno tutto, per quanto riguarda il prossimo. Quindi che cosa di più bello, che cosa ci può essere di più grande che quello di donare un qualcosa che è dentro di te, che veramente fa parte di te, ad un'altra persona che ha bisogno. Io ho avuto due esperienze in famiglia. Ho avuto mio padre che grazie ad una donazione esterna d'urgenza è riuscito diciamo, a fare un intervento e a prolungare la sua vita di alcuni mesi. E dall'altra parte ho avuto mio suocero, la stessa cosa, che per più di una volta ha avuto bisogno di trasfusioni. E lì vedi effettivamente che c'è necessario di sangue, cioè quando ci sono quelle cose è inutile a dire. Allora tutto ciò salva la vita, anche il denaro salva la vita, questo non lo metto in dubbio, però sono dell'idea che questo gesto sia molto nobile, quindi invito tutti voi a essere dei futuri donatori. E niente, rido... aiutami un po' a continuare questo discorso un po' più sentimentale, ecco. Benvenuto, ti aiuto. Io per esempio, al contrario di te, invece all'inizio, la prima volta non sono diventato... Ah, vedi? Per la ferritina, perché non sono vegano. Credo sia proprio limitato un po' il consumo di carne. Sì. Diciamo in sé per sé proprio la parola dono significa donare, cioè donare, quindi dare una parte di te, dare un qualcosa. Quindi penso che questa parola, questa, diciamo, questa cosa sia, non so, in ognuno di noi può scattare qualcosa, quindi l'aiutare verso il prossimo, quindi la solidarietà, quindi questo fa parte ancora di questo, diciamo, di questa, anche perché insomma, gli esseri umani la cosa fondamentale è quella, aiutarci gli uni con gli altri, per cui è ancora di più. Sì, prego. Questa esperienza appunto ci, buongiorno a tutti, questa esperienza appunto ci fa capire come non necessariamente bisogna mangiare in modo smoderato o mangiare chissà che cosa per poter diventare donatori, basta rispettare dei parametri di legge che sono appunto i livelli di ferritina, che ricordiamo sono dei depositi di ferro, una buona emoglobina, ma questo non significa necessariamente mangiare solo carne o mangiare quantità industriali di un qualcosa, perché i vegani o i vegetariani che mangiano soltanto verdura, frutta secca, bacche, si nutrono tranquillamente. Naturalmente essere donatori significa essere sotto controllo e questo significa anche per loro, come tanti che donano, avere la salute sotto controllo. Questo è fondamentale. Ok. Sì, grazie della precisazione. Hai finito, Antonella? Sì. Ecco. Grazie, brava Antonella per le cose che ha detto. Antonella è giovane, diciamo, no? Di questa generazione. Beh, potrebbe essere figlia di Pietro, cioè Pietro è di una generazione, e Pietro nonostante di un'altra generazione, di quella prima di noi, ha deciso di fare questa scelta, la scelta che ci raccontava Antonella 25 anni fa. Quindi questo dimostra che non è che se passa il tempo finisce questa voglia di donare o la solidarietà, come diceva lei, o vabbè, chiaramente l'importanza sotto il profilo sanitario, quello c'è sempre, però anche cioè, il ricambio generazionale, io prima di venire qua stavo vedendo in televisione un po' uno scontro tra un giovane e un vecchio su queste questioni della spesa pubblica eccetera, no, adesso c'è questo, ma noi quando andremo in pensione, ma la pensione nostra la siete presi voi, ecco, almeno su questo non c'è il conflitto generazionale. Adesso sentiamo da Pietro perché c'è il conflitto generazionale, Franco. Sugli aspetti associativi, vabbè, gli aspetti associativi è un'altra storia, però voglio dire, tanto si scriveva sugli impegni nelle associazioni, probabilmente sì, nel senso che quando voi avete fondato questa associazione c'era più impegno collettivo, non ci stava Facebook, per cui uno si poteva rapportare
è giusto De Caloris, si poteva rapportare, diciamo, ecco, più nelle associazioni, in piazza, eccetera. Adesso uno stando a casa dialoga, pensa di dialogare. E quindi questo è il problema. Non è solo il problema dell'Avis, Franco, è un problema generale, collettivo, diciamo. No, forse solo le associazioni calcistiche non stanno in crisi. Perché anche, pensate, anche la Chiesa c'ha la crisi delle vocazioni, quindi le associazioni calcistiche no, perché portiamo i nostri figli alle scuole calcio da piccoli, anche perché fa bene. Allora, veniamo a Pietro, perché 25 anni fa ha fatto questa scelta che non ha mai interrotto. Oltre, prego. Buongiorno a tutti, sono Pietro Antenucci, io faccio l'imprenditore, ho iniziato negli anni prima del 70, stavo a Torino, lì ho avuto uno zio, ha avuto bisogno di sangue e ho iniziato in quell'occasione là. Ho visto che era necessario e poi ho continuato a donare il sangue. Poi sono venuto giù dopo del 70 e ho continuato qui a donare. E anche facendo l'impresa, che io lavoro sempre fuori, non lavoro mai all'interno, ho sempre conciliato con la volontà di dare il sangue, ho conciliato insieme all'Avis di Vasto San Salvo e ogni volta a dare il sangue. Molte volte mi hanno chiamato loro e tante volte poi sono andato io volontariamente. Per cui basta volere e si fa tutto, insomma, per quanto riguarda le donazioni. È opportuno che anche i giovani continuino a donare, perché è un'esigenza, un'occorrenza, che c'è sempre bisogno di sangue. Io poi ho avuto, sono stato sempre bene, grazie al Signore, e ho avuto il prolungamento in altri 2 anni per donare il sangue. Ho fatto io la richiesta, l'hanno vagliata, mi hanno fatto vari controlli, eccetera, e poi mi hanno concesso di dare ancora un altro 2 anni il sangue. E quindi io mi sono trovato sempre bene e invito a tutti quanti a allargare un po', fare un po' di propaganda a donare il sangue, insomma, cioè di più. Bravo. Prendo spunto da quest'altra donazione per dire, appunto, il Signore ha fatto, al compimento dei 65 anni, per la legge doveva essere fuori dalle donazioni, non idoneo. Però la legge ci dice che a discrezione del medico selezionatore si può continuare a donare se i parametri di salute sono nella norma. Sicuramente a lui è stato fatto fare degli accertamenti, che sono il controllo annuale, un elettrocardiogramma con visita cardiologica, si è appurato che il donatore era di sana e robusta costituzione e tranquillamente hanno continuato a farlo donare. Questo per dire come comunque ci si tiene, la salute è importante, che la salute, ricordiamo, non è soltanto il benessere fisico ma anche psichico e sociale. Pertanto essere donatori significa, da una parte, e la cosa più importante, aiutare un'altra persona che ne ha bisogno, e da un'altra tenere anche comunque il proprio stato di salute sotto controllo, considerando che quando si viene in ospedale non si dona, si dice sangue in generale, però non si dona solo sangue, cioè ci sono anche dei componenti del sangue che sono indispensabili. Pertanto molte volte un donatore non può essere proprio idoneo per sangue, per dei parametri, che insomma è un'emoglobina un po' più bassa, però diciamo che può diventare donatore per esempio di plasma. Il plasma, diciamo, è la parte liquida del sangue che è indispensabile, cioè è fondamentale tanto quanto il sangue, considerando che dal sangue si ottengono sia le piastrine che la parte liquida, appunto, che il plasma. Pertanto quando si dice donatori di sangue intendiamo tutte queste persone, non sono di meno chi dona il plasma, chi dona piastrino, chi fa solo globuli rossi. Ok? Prego. Sì, grazie. Allora, se dovessimo titolare questo evento potremmo riprendere le parole che ha detto Pietro: basta volere, no? Dovessi fare un titolo, donazione, 2 punti, basta volerlo. E quindi i 2 esempi, 3 dovevano essere all'origine, ma vabbè, è in arrivo il terzo, però il terzo è quasi come te, cioè sì. Oltre che tuo marito è vegetariano, quindi abbiamo sentito le cose. Io però adesso direi di dare la parola a voi, se volete, anche per fare delle domande
anche sotto il profilo proprio sanitario, diciamo, che vi riguarda, qualsiasi curiosità alla dottoressa che è con noi presente. So che Nadia Ranne voleva chiedere qualcosa, non voleva, sempre molto discreta, molto... Lei che sociale fa tanto, quindi anche questo potremmo mettere di conto, Nadia. Buongiorno a tutti, io so come si fa in quanto ho mia figlia che è donatrice da tanto tempo e quindi saprei come fare se dovessi per la prima volta propormi come donatore, però forse sarebbe bene spiegare al pubblico che vedrà poi in televisione come fare, com'è il primo passo da fare, qual è il primo passo da fare per poter diventare poi, se idonei, donatori di sangue. Grazie. Allora, come diceva il signore, ci sono appunto queste associazioni che raccolgono i donatori e c'è una domanda di iscrizione, un semplicissimo modulo di iscrizione dove il donatore mette le sue generalità e chiede di essere iscritto all'associazione di San Salvo, di Pollutri, di Vasto, dove vuole aderire, tanto è un atto volontario che si può fare in qualsiasi momento. Dopo, questa è la prima parte, diciamo, pertanto una volontà a potersi, cioè a voler diventare donatore. Poi naturalmente si vengono dati questi fogli che sono delle informazioni su che cos'è la donazione di sangue, si spiega proprio che cos'è la donazione di sangue, chi sono i candidati, perché, in che modo si diventa donatori. L'altra parte fondamentale è rivolgersi appunto, cioè tramite l'associazione vengono presi degli appuntamenti con i medici selezionatori che fanno un colloquio al candidato, chiamiamolo potenziale donatore, dove appunto viene fatto un'anamnesi, si chiama, che sono delle semplici domande, come sta in salute, ha mai avuto dei problemi, quanti anni ha, perché è da ricordare che si è donatori dai 18 ai 65 anni, considerando che dopo 65 si può donare tranquillamente, avendo la salute sotto controllo. E, si fa una visita, un esame obiettivo che si valuta appunto la funzionalità, diciamo, si va il cuore, il torace, l'addome e dopodiché si fa un elettrocardiogramma appunto con visita cardiologica per vedere se il donatore è idoneo. A questo si accompagna una serie di esami che sono esami appunto di idoneità dove si va a valutare appunto lo stato di salute, proprio si tocca il sangue del donatore con mano per vedere se effettivamente può essere donatore. Una volta raccolto tutti questi parametri, diciamo appunto la visita medica, un'anamnesi e gli esami, si valuta e si dice al donatore se effettivamente può diventare donatore attivo o meno. Questo è quanto. Pertanto prima con le associazioni e poi tramite le associazioni arrivare al medico selezionatore della donazione di sangue. Giusto? Sì, sì. Okay. Allora, chi volesse donare per la prima volta può rivolgersi all'Avis di San Salvo o di Vasto, vabbè, poi del posto nel quale vive, in cui vive, quindi se qualcuno ci vede oltre queste due città chiaramente andrà nel Vastese, però mi pare che non in tutti i paesini ci sta, ovviamente a Castiglione c'è. Allora, Castiglione è l'ultima nata. Ha raggruppato tutti i donatori dell'Alto Vastese perché, ritornando al discorso di presentazione che ho fatto, noi insieme alla sanità pubblica abbiamo creato al centro del poliambulatorio di Castiglione un centro di raccolta e quindi abbiamo dato la possibilità a molti donatori che gravitavano nelle aree interne di non spostarsi e quindi di fare chilometri, ed è stato un ottimo risultato. Un po' anche lì l'Avis, quindi l'associazione di volontariato e la sanità pubblica ha dato una risposta alle necessità di quella zona. Poi c'è San Buono, un paesino qui vicino dove c'è una bellissima sezione molto attiva, poi c'è San Salvo, Vasto, Pollutri, Casalbordino e poi ce ne sono tante all'interno della provincia, poi c'è il polo di Casoli che fa riferimento al centro trasfusionale di Casoli che è a Tessa e tutto l'Alto Sangro, diciamo. Poi c'è Lanciano dove c'è un'altra associazione che è l'ASDOS, che è un'associazione strana, e poi c'è tutto il polo di Chieti Ortona dove afferiscono le
diciamo, le avis un pochettino più antiche, che è quella di Ortona e quella di Guardia Grele. Quindi la nostra realtà è abbastanza, l'associazione è presente sul territorio. Ricordo che c'è una avis anche a Pennadomo, che è un paesino molto piccolo, e poi c'è l'altro paesino dove abbiamo fatto a Pizzoferrato. Vuol dire, arrivarci a Pizzoferrato è complicato, per chi ci deve andare. Eppure c'è una sezione Avis che è una di straordinaria efficienza da un punto di vista, diciamo, di numero di donatori e cittadini. Poi c'è a Lama de Peligni, Fara San Martino, Gesso Palena, Palombaro, Torricella Peligna, Atessa, Casalanguida, e quindi Bucchianico, Chieti, Ortona, penso di aver detto tutte, quindi siamo abbastanza presenti. Dovevo dire una cosa, ma me la sono dimenticata, ma me la ricorderò. Dici dopo, perché? Allora, Franco ha fatto un elenco delle sezioni, diciamo, chietine e abruzzesi. A Tavenna, che è un paesino del Molise, c'è una bella sezione dell'Avis, che io conosco perché il presidente, poi è diventato sindaco, insomma, abbiamo dei rapporti, che organizza, per questo lo conosco, una sagra particolare. Della pecora alla Santa Irene. No, beh, sì, la procedura è quella. Bisogna metterla a cenerire la mattina e poi. Sì, la procedura è quella. E quindi io poi la prima volta gli ho chiesto: ma come fate a conciliare? Sono andato a fare una trasmissione. Come fate a conciliare, diciamo, le donazioni del sangue con la pecora? Ho capito che non c'erano controindicazioni, perché insomma fanno anche questo. No, raccolgono un sacco di gemme, ci siamo stati all'ultima a settembre. Però voglio dire, approfittiamo, per esempio, questi di Tavenna fanno questa, che probabilmente non è vietata dallo statuto, altrimenti non lo farebbero. Vogliamo vedere invece che fate voi qui a San Salvo, e chi si vuole iscrivere a San Salvo, adesso mandiamo in sovrimpressione il numero che vedete, diciamo, e quello al quale potete telefonare. Ridarei la parola a Ronconi, così magari gli torna in mente pure qualcosa, magari ci parla un po' della realtà associativa. Nel frattempo però preparate qualche altra domanda per la dottoressa. Orazio mi ha dato l'assist per dire alcune cose. Noi come Avis Comunale di San Salvo cerchiamo più che altro di lavorare facendo attività come queste, andando nelle scuole, facendo eventi, cercando di far vedere che ci siamo. Perché, tornando al discorso che facevi anche tu in un passaggio del tuo intervento, le città strutturate come San Salvo, Vasto, Chieti, Ortona hanno difficoltà a fare le stesse cose che si fanno a Pollutri, a Tavenna, a Casoli, a Lama de Peligni, dove San Deustano del Sangue, dove l'Avis, la presenza dell'Avis è anche una presenza sociale, cittadina, e quindi tutti si sentono impegnati a fare qualche cosa. Ci sono anche un sacco di associazioni, Ma oltre a quello, la nota dolente su quale abbiamo una difficoltà a costruire un evento nostro, se vogliamo. A caso li fanno la festa ogni anno, fra pochi giorni ci sarà la festa della torta più buona, a Pollutri la stessa cosa, a Pennadomo fanno un'altra cosa che è sinonimo, a Pollutri fanno ogni anno la festa dei vecchi sapori. Perché? Perché gli iscritti all'Avis sono parte integrante anche della società pollutrese, si dice, non vorrei sbagliare, e quindi si adoperano anche per propagandare la loro città. Noi abbiamo qualche difficoltà, quindi più che fare propaganda in questo modo, andando nelle scuole, facendo dei banchetti in piazza, lavorando su eventi specifici, abbiamo delle difficoltà, perché, come si dice, i millennials
hanno altri interessi, voglio dire. Per cui voglio dire, noi facciamo questo, ci proviamo a fare. L'unica cosa che mi sento di poter dire è che noi siamo impegnati ogni anno, ormai da 12 anni con Telethon, per la maratona di raccolta fondi, dove c'è una buona risposta, e questa è la cosa di soddisfazione. Poi per il resto il lavoro che facciamo ci conforta, anche se ci potrebbe confortare di più, perché ogni anno comunque cresciamo, di poco ma cresciamo. Speriamo quest'anno di arrivare oltre i 500 soci, questo è quello che facciamo principalmente. Va bene. Grazie. Allora, chi è? Sempre Nadia? No. Per chi non mi conoscesse, sono Antonello, sono il segretario dell'Avis, non di Franco, però dell'Avis, ormai da tanto tempo, forse dal 90, da quando abbiamo cominciato, quello che Franco diceva, ricordava prima, diciamo, a lavorare sul polo di chiamata. Niente, io volevo soltanto dire che mi fa piacere, diciamo, aver organizzato questo tipo di manifestazione, per un aspetto che noi, diciamo, non curiamo mai, che è quello dell'alimentazione. Quindi secondo me, se c'è ancora qualche altra informazione in più, mi piacerebbe saperla, perché io non sono un vegetariano, non sono un vegano, però la cosa non mi disturba, diciamo, fare, anche perché sono uno sportivo pure io. Niente, volevo soltanto dire questo, quindi se c'è qualche informazione in più, una nota d'orgoglio secondo me dell'Avis di San Salvo, che noi non è che abbiamo valicato i confini, cioè abbiamo valicato i confini nazionali, perché abbiamo dei donatori che sono giapponesi, cioè io lavoro intenso, abbiamo organizzato una giornata di raccolta alla Denso. La casa madre ha fatto a livello europeo, ha dedicato una giornata alla donazione, Denso Bone Drive, e la Denso di San Salvo si è impegnata insieme, diciamo, all'Avis di San Salvo e al centro trasfusionale di Vasto, ci ha messo a disposizione una giornata su cui abbiamo fatto la raccolta sangue in Denso. E abbiamo lì abbiamo fatto poi presolitismo, perché ci sono stati tantissimi diciamo, lavoratori che hanno dato il loro assenso, diciamo, hanno fatto quello che ricordava prima la dottoressa, quindi la visita, e sono diventati adesso donatori. Per cui diciamo, è un motivo di orgoglio, che poi alla fine abbiamo anche qualcuno che non è, diciamo, addirittura sta dall'altra parte del mondo, per cui si può fare, come ricordava Pietro, volendo si può fare tutto. Vabbè. Salve a tutti. No, niente, vabbè, mi ha anticipato Antonello. Sono molto orgoglioso perché io non mi immaginavo una cosa del genere, innanzitutto perché essendo essere donna ma anche vegana, se ci potevi raccontare la tua dieta giornaliera, se è possibile, perché sono molto curioso di questo qua. L'unica cosa che non vorrei peccare di presunzione, cioè per il fatto che sì, cioè diciamo, questo è la mia quelli no, faccio anche dolci vegani, propongo. Diciamo, il mio è una testimonianza, però diciamo in comunione con l'Avis, cioè il mio stile di vita, non sto promuovendo il mio stile di vita, ecco. Però con questo riesco anche a essere donatrice, ecco, sia ben chiaro. Sì, allora, la mia giornata tipo. Allora, vabbè, la mia colazione parte come tutti voi, con il caffè, con il latte, però adopero latti vegetali, per cui adopero latte di soia, latte di riso, latte di avena, insomma ce ne sono tanti di tipi di latte, sì, tanti proprio, e che apportano, diciamo, dei valori nutrizionali abbastanza, per dire, la soia è un legume che contiene ferro, contiene proteine, vitamine, quindi è molto completo, ecco. E niente, poi ho la fortuna di avere un'attività che produce cibo, per cui
diciamo, nella mia attività, sia per me che per gli altri, propongo come posso dire, degli alimenti che sono a base di cereali alternativi, perché diciamo noi vegani siamo attenti, come tutti, ripeto, non solo vegani, cioè tutti quanti, però insomma attenti anche al discorso delle farine bianche, per cui noi adoperiamo, io adopero, mangio farine soprattutto integrali e che contengono proteine, come ad esempio il kamut è una di quelle farine che il kamut insieme al farro che contengono proteine, come ad esempio anche la quinoa che contiene proteine, ecco. E faccio, mangio così, ecco, con delle pizze impastate con queste farine. E poi diciamo che oggi come oggi il mercato propone veramente una vasta scelta di prodotti, no? Anche a livello, diciamo, confezionati. Giustamente devi fare sempre la scelta delle aziende che sono più artigianali, quindi che, poi io sto attento anche al discorso di conservanza, insomma tutta una storia un po' lunga. Però comunque c'è tanto, non, al di là di quello che puoi fare tu, quindi con il discorso dei cereali, quindi preparare le zuppe oppure la pasta, queste paste, diciamo, integrali, ma ti propongono anche dei, diciamo, delle... dei prodotti già pronti che tu al momento prendi, apri il prodotto e mangi a base di soia. Io non ho difficoltà, dico sinceramente, anzi ultimamente sto facendo ancora un'altra scelta, il discorso di mischiare poco gli alimenti. Non lo so, poi sai, man mano che si va avanti con un discorso arrivi anche... È una mia diciamo, scelta, ripeto, molto personale. Io sono dell'idea che sì, dobbiamo mangiare tutto, no? Però un alimento per volta. Per cui io cerco di, che ne so, a pranzo se devo mangiare cereale, mangio solo il cereale, massimo con una verdura, ecco, le zuppe, sai, tutte quelle cose, quel miscuglio, no. Diciamo, è un'alimentazione molto semplice, cerco di tornare, sto facendo anche una, come posso dire, una ricerca anche nel passato di come ci si alimentava, parlo prima della venuta di Cristo, dopo, insomma, comunque al ritorno a proprio, perché poi sono dell'idea che, ripeto, continuo a ripetere, la madre terra ci ha dato veramente tanto, per cui ci possiamo, ecco sì, ci possiamo alimentare, sì. Allora, sono vegetariana da diversi anni, il discorso del vegano viene automaticamente, questo non è un discorso che tu, diciamo, ti alzi la mattina e decidi di essere vegano o vegetariana perché non ci riesci. Io da ragazza, da adulta, tante volte ho provato a fare delle diete, mai ci sono riuscita. Poi quando senti qualcosa che scatta in te, qualcosa che viene proprio dal cuore, dal più profondo, allora lì poi rimane pure senza mangiare, morire di fame, ma tu la carne e il resto, cioè carne, tutto ciò che deriva, non lo tocchi più, perché c'è una motivazione talmente forte che, ripeto, è personale. A ognuno di noi, se scatta, scatta, se non scatta, no. Io, diciamo, come posso dire, non sto lì a cambiare, diciamo, il modo di pensare di un altro, condivido e rispetto il modo di nutrirsi degli altri, ecco. Però arrivare a questo, avvicinarsi a questo tipo di, diciamo, di, chiamiamolo, neanche di dieta, di alimentazione, è una questione che, diciamo, ripeto, è una questione un po' più profonda, vai a toccare un po' l'anima, dei discorsi un po' così più, che non è, diciamo, in questa sede, ecco, potremmo fare casomai qualcosa di... Io volevo fare una domanda alla dottoressa, ma così più a livello, diciamo, un po' come battuta, come scherzo. Oggi come oggi tutto si fa quasi tutto si fa in laboratorio, no? Il sangue in laboratorio si fa? Si produce? No, purtroppo, ecco. No. È l'unico elemento fondamentale che non viene prodotto in laboratorio, altrimenti sarebbe troppo, troppo bello, pertanto bisogna, sì, proprio del nostro aiuto, perché è l'unico elemento effettivamente che non viene prodotto in laboratorio, perché è così complicato il sangue, sembra semplice, però il sangue è formato da una parte corpuscolata e da una parte liquida, pertanto è difficile produrla, perché la parte corpuscolata, ricordiamo che sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine fondamentali per la vita. E quando noi diciamo il parametro importante per donare è l'emoglobina, è perché una proteina contenuta nei globuli rossi permette di trasportare l'ossigeno, è importante respirare, ma senza l'emoglobina e senza il ferro non si potrebbe assolutamente fare. E per c'è bisogno di noi, siamo indispensabili, cioè senza di noi anche un nostro figlio, un incidente, un semplice intervento diventa un disastro, perché il sangue è vita.
quell'atto d'amore è fondamentale. Pertanto non importa cosa, certo, mangiare bene sì, cioè è importante. Il fatto di essere vegani non significa non mangiare bene, a volte vengono considerati un po' gente strana, un po' particolare. No, assolutamente no. Cioè l'importante, ma in fondo, se si leggono delle cose sulle donazioni, anche su internet o anche il colloquio col medico, si dice sempre l'importante è mangiare pochi grassi. Perché mangiare grasso, come per esempio diceva l'associazione che faceva la pecora, va benissimo, casomai ci sono molti donatori che il giorno dopo vanno a donare. Mangiare la pecora sì, ma dipende dalla quantità che ci mangiamo della pecora. Pertanto anche per chi mangia la carne normale, non è che si può mangiare una pecora intera o mangiare 15 arrosticini, perché nel sangue lo ritroviamo il grasso, e dare del sangue pieno di grasso a una persona che ne ha bisogno significa non dargli niente. L'alimentazione è importante, pertanto mangiare un po' di tutto, frutta e verdura, quelle sono la cosa fondamentale, e soprattutto una buona idratazione. Noi non ci dimentichiamo che l'acqua è indispensabile per la donazione di sangue, perché il sangue è il 90%, è acqua, non lo dimentichiamo. Quando dicevo donare anche il plasma, ci sono persone che sono disperate, dicono oddio ma io non posso perché ho l'emoglobina bassa. Puoi donare il plasma tranquillamente, ok? Questo messaggio. C'è qualcuno che vuole diventare vegano? No. O donatore? No, mi ricordo, due anni fa sono andato a Terra Madre, a Torino, all'evento organizzato da Slow Food. E fuori c'erano, non so se fossero, sicuramente erano degli animalisti, cioè degli anti-animalisti. E noi poi quando siamo entrati c'erano assassini, cioè noi poveri mangiatori di carne animale, non è che fa. No, il rispetto anche per chi lo mangia, cioè non ci deve essere l'estremismo, io sono dell'idea, cioè ognuno fa le proprie scelte. Quindi non sono, cioè non vado lì a bacchettare chi io. Cioè, questo è un discorso mio, oggi è venuto fuori così per questo, però. Cioè, non so, pochi lo sanno, chi a volte mi trovo a dividere un pranzo con qualcuno, una cena, lo sa, però non è una cosa che metti, diciamo, la pubblicità, ecco. Quindi non ci considera assassino. No, no, non sono assassino. No, come testimonianza, secondo me vale doppio, proprio perché molte volte ciò che rappresenta la società è che fare la donazione di sangue, cioè, può far male, essendo svenire. Tu, essendo donna, essendo vegana, porti come testimonianza, per me è doppia. Anche il discorso di essere sportivi. Esatto, cioè, esatto. Le volte vuol dire, ma sono uno sportivo. Nella vostra associazione ce ne sono diversi. Non c'è dubbio, sì, sì. È vecchietto, però. Io non dovevo fare una domanda, però proprio in questa ragione penso che ci sia poca informazione, o meglio, l'Avis di San Salvo ne fa tanta, però ovviamente forse magari non riesce ad arrivare dappertutto, e questo, diciamo, è una mancanza, perché mentre a volte quando in un'attività imprenditoriale, no, la pubblicità tra le persone è quella che magari ti aiuta di più, in questa situazione non è così, perché molto spesso la pubblicità che si fa tra le persone magari non competenti può essere peggiore di quella che invece può fare un professionista, e quindi una dottoressa, un dottore o chi comunque ne sa professionalmente. A me questo è capitato, perché io sono donatrice da quasi 20 anni, quindi, però tante cose le ho imparate, le ho capite proprio perché andando a donare riesci a capire tante realtà e tante situazioni che magari a detta di altre persone non è così. Quindi se ci fosse più informazione a partire anche dalle scuole, dai ragazzi che sono la base della nostra società e quant'altro, forse magari si riesce ad acquisire di più e ad acquisire meglio. Barbara ha messo un po' il dito nella piaga, voglio dire, vabbè, ma è giusto che sia così. Non vorrei dare un taglio pessimista a questa riunione. Noi, l'obiettivo era quello di essere ottimisti, utilizzare le esperienze di Antonella e di Michele da un punto di vista di stile di vita alimentare per lanciare ulteriori messaggi, così come quello di Pietro per quanto riguarda la sua storia. E effettivamente noi cerchiamo di portare questo messaggio di conoscenza, principalmente non del dono del sangue, ma della necessità di impegnarsi per qualcosa di positivo che è utile alla società a tutti i livelli. Noi abbiamo come priorità le scuole.
E nonostante i vari protocolli firmati a livello nazionale, devo dire che abbiamo delle difficoltà. Credo che siano delle difficoltà legate a una cattiva conoscenza. Io la metto così, perché non voglio sembrare, voglio dire, cattivo. Però abbiamo delle difficoltà. Io sinceramente mi sono stufato di andare a pietire un intervento nelle scuole della nostra città. Più che propormi non posso fare. Abbiamo dei membri del direttivo che si sono spesi per questo, però abbiamo delle difficoltà. Questo non ci deve, come si dice, scoraggiare. Cercheremo di continuare a battere il ferro finché lo pianteremo. Però oggettivamente qualche problema ce l'abbiamo, perché io voglio ricordare, voglio diciamo propagandare una cosa importante, basilare. Io l'ho messo nel volantino, voglio dire, vorrei che fosse percepito all'interno della nostra città quando sia straordinariamente normale il dono del sangue. Cioè, il dono del sangue non è una cosa per eroi, il dono del sangue è una cosa per tutti. E le testimonianze di Antonella, di Pietro, di tanti altri lo stanno a dimostrare, ed è di una straordinaria normalità che dovrebbe essere colta nella sua essenza. Perché vuol dire, io quando ho cominciato a donare il sangue nel lontano 1981, vuol dire, l'ho fatto perché mi sentivo di farlo e perché mi faceva stare bene da un punto di vista morale, da un punto di vista personale, da un punto di vista anche sanitario. Perché qui lo voglio ricordare, vorrei che la dottoressa poi insistesse molto su questo. Io ho i cassetti pieni di reperti, chiamiamoli archeologici, dal punto di vista di analisi del mio sangue, della mia salute, che mi hanno detto: guarda che lì devi stare attento, guarda che là forse è meglio che ti cambi un pochettino atteggiamento da un punto di vista anche alimentare, perché può capitare qualche volta di avere qualche triciclo in più, come lo chiamo io, no? Perché quando sei giovane ha le ventricine, la carne, eccetera, eccetera, però poi alla fine tutto ritorna nella normalità. Ecco, io insisto su questa parola, normalità. Allora, il donare sangue è straordinariamente normale, e più passa questo messaggio e più noi avremo persone che si avvicineranno a questa pratica, perché serve a noi, serve alla società e serve al mondo intero, vuol dire, perché noi abbiamo un aiuto, che noi abbiamo anche una struttura che è mondiale, che si chiama FIOZ, di cui abbiamo avuto il presidente che è attualmente il capo dipartimento del centro trasfusionale dell'Archie di Vasto, che è Pasquale Colamartino, che è stato anche presidente dell'AVIS nazionale. Quindi noi con la normalità possiamo raggiungere risultati importanti. Ecco, questo mi sento di dire. Poi vorrei che la dottoressa eventualmente spiegasse meglio il fatto, cioè, che cosa facciamo, che cosa fa la sanità pubblica, perché forse questo viene un po' taciuto, però la sanità pubblica, nonostante problemi, dà dei risultati da un punto di vista di screening molto importanti, e quindi vorrei che la dottoressa parlasse anche di questo. Facciamo così, parliamo di una giornata tipo del donatore, no? Noi ci iscriviamo, facciamo l'idoneità, siamo idonei. Cosa succede? Il donatore ha due scelte: o quella di venire autonomamente a donare il sangue, oppure della chiamata da parte dell'associazione o dell'ospedale che chiama perché quel gruppo in quel momento è indispensabile, perché c'è stato un intervento, perché un incidente stradale, qualsiasi sia il motivo, viene chiamato il donatore. Allora, cosa fa il donatore? Accede alla struttura ospedaliera o un'associazione, tranquillamente, accede. Nel momento in cui accede il donatore, cosa fa? Compila un modulo, dove è un questionario semplice, dove chiede proprio banalmente che cosa ha fatto negli ultimi 4 mesi, si è assunto dei farmaci, quanto pesa. Dopodiché fa un colloquio con il medico,
le stesse domande cioè, vengono ripetute con il medico, del medico approfondisce un pochino, perché qualche volta può sfuggire anche un banale herpes. Molte volte uno dice sta bene in salute, sì, casomai ha l'herpes, quello purtroppo è motivo in quel momento di non idoneità. Vengono presi i parametri, che sono appunto l'emoglobina tramite un pungitito, un semplice pungitito, e poi viene presa la pressione. Nel momento in cui si prendono questi parametri, in quel momento il medico appunto dà la sua idoneità. Dando l'idoneità del giorno, passa nella sala donazioni, dove nella sala donazioni cosa si fa? In quel momento il medico ha deciso già col donatore se fare plasma o piastrine o plasma sangue, piastrino plasma, in base alla necessità. E anche in base al gruppo sanguigno, perché ricordiamoci che ci sono dei gruppi che sono più utili per il sangue, tipo lo zero negativo è un donatore universale, ci sono dei gruppi tipo la B che più un donatore universale se dona plasma, allora noi anche boicottiamo in base al tipo di necessità, in base al tipo di sangue del donatore. Una volta che entra in sala donazione, appunto il donatore viene sdraiato e viene messo un ago in vena semplicemente, e viene preso quello che è appunto il sangue, plasma, dipende dall'emocomponente. Dopodiché il donatore, si consiglia al donatore naturalmente di fare anche una leggera colazione prima di donare. Si fa una leggera appunto colazione proprio per far alzare la pressione e rendere più idonea, la donazione di sangue. Mi ricollego al fatto del mangiare. È importante anche quando si chiede molte volte al donatore, ieri cosa mangia? È dedito all'alcol? Ha mangiato in modo smisurato il giorno prima? Perché molte volte si mangia in modo smisurato e non va bene, perché questo comporta grassi nel sangue. Infatti, è paradossale, che con i vegani e con i vegetariani molte volte stiamo più tranquilli, perché siamo sicuri che il giorno prima sicuro non hanno fatto una buffata di lipidi, di grassi. Paradossalmente stiamo più tranquilli. Tanti anni fa, e forse loro me lo possono confermare, che quando si donava, il donatore subito dopo, mi hanno raccontato, veniva data una bistecca di sangue, la bistecca di carne. Cioè sfadiamo questa cosa, che non è vera assolutamente. Anzi, il donatore dopo aver fatto la donazione deve introdurre i liquidi e deve mangiare il più possibile normale, ma moderatamente. Perché non ci dimentichiamo che la digestione richiama sangue e in quel momento noi abbiamo già dato del sangue. Pertanto bisogna mangiare moderatamente, però tu e bere, quello sì, i liquidi, succhi di frutta, certo non birra e vino. Guarda i liquidi subito, cioè questa è una cosa da sfatare quando dice no, però io non riesco a recuperare. Assolutamente non è vero. Non è vero, si recupera subito, basta un semplice giorno dove ci si idrata tranquillamente. Già noi dobbiamo bere un litro e mezzo di acqua, basta berne 2 litri, ma non solo acqua, possono essere anche dei succhi di frutta, un semplice tè. Cioè tranquillo, l'importante è idratarsi per poter ottenere, reintegrare subito. Naturalmente la legge vincola il plasma, per esempio noi lo possiamo donare ogni 14 giorni, il sangue ogni 90 giorni. Le donne perché? Molte volte mi si chiede, ma perché le donne noi dobbiamo donare sempre meno degli uomini? Non perché siamo mangiamo male o mangiamo di meno, inferiore, perché purtroppo la natura, il ciclo mestruale, già c'è una perdita fisiologica. Pertanto io mi dico, se già il Signore ci ha create perfette quasi con il ciclo mestruale, dove ogni mese appunto si ha questa perdita di sangue, l'uomo non ce l'ha, questo significa proprio la donazione fa bene, perché perdere il sangue non è nei limiti, è normale, fa bene, assolutamente bene, e tutti potenzialmente siamo dei donatori, ed essere donatori significa comunque stare sotto controllo, perché l'ospedale, la sanità garantisce dei controlli non solo annuali, perché se qualcuno ha un problema tipo devo fare un'ecografia addominale, la sanità dà la possibilità di screenare anche, di far fare dei controlli come una colonoscopia, una gastroscopia e anche l'esame della prostata, del PSA, un semplice esame banale. Viene dato al donatore, viene data la possibilità di poter eseguire questo esame semplicissimo col sangue. Un'urinocultura, un esame delle urine per gli sportivi. Quanto è importante un esame delle urine? Tranquillamente chi è donatore viene controllato, è sotto controllo. Chi ha la pressione arteriosa è possibile diventare donatore? Allora,
Allora, la pressione arteriosa, naturalmente ci sono dei parametri per poter diventare donatore. Naturalmente l'iperteso, allora l'ipoteso purtroppo non può donare, perché cosa facciamo? Cioè, se già una pressione che non è idonea, non, e sarebbe assurdo. Purtroppo siamo, sì. Infatti, più che l'alimentazione, molte volte il problema non è l'alimentazione, è la pressione, è la pressione. Gli ipotesi, si consiglia di prendere un caffè prima di donare, un ginseng, il movimento, i liquidi, però molte volte la pressione, prima così aumenta un po' la pressione. Ma i liquidi soprattutto, perché il donatore si dimentica di bere, anche il giorno prima, anche la mattina stesso non bevono i donatori. Ecco qual è il problema. Naturalmente gli ipertesi possono donare, però è da valutare il tipo di farmaco e se la pressione è ben controllata col tipo di farmaco. Questo è. Sono domande frequenti che ci fanno, buone informazioni. No, si può donare assolutamente anche con l'ipertensione, purché sia ben controllata dal farmaco. Non so se ci sono delle domande specifiche che noi casomai sfuggono. Se ci sono delle domande le dobbiamo fare al microfono, altrimenti non... Volevo un attimino riallacciare al discorso di Barbara, no? E il fatto di entrare nelle scuole e così, no? Forse, non lo so, cambiare strategia se questo non ha portato, diciamo, proprio degli ottimi risultati. Può darsi che questa, diciamo, partendo da qui, da questa esperienza, e farne altri in altri posti, così, diciamo, a contatto diretto col pubblico, forse con le persone, non so, potrebbe essere un qualcosa di più... È tutto un esperimento da fare, non so. Però si potrebbe, ecco, così, cambiare anche modo di fare comunicazione. Oggi si parla tanto di comunicazione, quindi, non lo so... questo potrebbe essere uno spunto per altri posti, per altre attività o altre, come posso dire, luoghi dove poterci incontrare, ecco, sì, anche in luoghi pubblici che possono essere biblioteche, così, non lo so, oppure veramente a contatto diretto con, diciamo, dico una parola così, con la strada, cioè proprio sì, prego. Sì, beh, intanto la sede dobbiamo dire dove sta, ecco. Vabbè, la sede per molti anni è stata il centro culturale, avevamo una piccola sede dove c'erano una volta, come si chiama, il servizio civile, mi pare, non ti ricordi? Poi dopo siamo riusciti ad avere una stanza al vecchio poliambulatorio, l'ex poliambulatorio, che esiste ancora il poliambulatorio, ha delle attività ancora in corso e noi siamo al primo piano della via Pascoli 9, il poliambulatorio, vicino all'Unione Sportiva San Salvo, perché noi abbiamo Pietro che ci dà una mano a tenere aperta la sede, siccome tiene sempre aperta la sede dell'Unione Sportiva San Salvo, allora fa tutte e due le cose da vecchio segretario provinciale. E noi abbiamo la sede lì, però la nostra sede è itinerante, nel senso che è la strada, tra virgolette, voglio dire, sono tutti i membri del direttivo che fanno opera di presenza e di proselitismo, il lavoro e quant'altro, però la nostra sede ufficiale è via Pascoli 9. Visto che se parlate dei vostri membri del direttivo io direi di presentarli, non l'abbiamo fatto prima, allora alzatevi in piedi, facciamo così, vabbè, quelli che mancano, no, allora Franco Rongoni è il presidente, sì, Annalisa Bolognese è il vicepresidente, inquadriamo, sì, poi lui ti chiami? Gaetano, vicepresidente. Gaetano il cognome? Cacciatti è l'altro vicepresidente, Antonello è il segretario, lui Amleto D'Aloisio e sono il cassiere. Amministratore, va bene. Per gli amici. Meo Tullio, membro del direttivo. Pietro Russo, sono attualmente solo consigliere, ho relegato tutte le cariche. Quindi io approfitto del microfono che voglio fare la mia testimonianza riallacciandomi alla domanda che ha fatto Barbara e la dottoressa per quanto riguarda la bistecca. Allora, la mia prima donazione
avevo 16 anni, fuori età. Andavo a scuola e la mattina si presentò il bidello di classe che aveva bisogno di sangue per la figlia, che poi è morta, era ammalata di leucemia. Allora eravamo quattro amici con paesani, perché andavo a scuola a San Giovanni Rotondo, e siamo andati all'ospedale a San Giovanni Rotondo. All'epoca non c'erano le multisacche come adesso, c'erano le bottiglie in vetro, quindi è una donazione preistorica quasi. E quindi ero per ultimo e c'era una suora che misurava i valori pressori e cose, e quando ha chiesto l'età gli ho detto avevo 16 anni, dice, mi dispiace ma non puoi donare. Allora mi sono sentito un po' frustrato così, ho detto alla suora, sono venuto fin qua che c'è bisogno di sangue adesso. E allora con molta insistenza mi fece donare, e quindi era il 1968, quindi donazione antichissima. E poi ho continuato quando sono venuto qua dal 73, che lavoravo alla Marelli, quindi ho vissuto tutta la vita della, e la storia dell'Avis da quando è nata come gruppo Marelli. E poi pian piano tutti i donatori che non erano residenti della zona di San Salvo, che Pescara e così, si sono divisi, e quindi abbiamo fatto l'Avis San Salvo e poi quella di Vasto e tutti gli altri. Quindi ho vissuto un po' la storia dell'Avis San Salvo fino a pochi anni fa, che facendo parte della stagione sportiva ho dato le cariche un po' di segretario e amministratore sia Antonello che poi a Mler. Quindi faccio parte sempre del direttivo e, come diceva Franco, vado alla sede dell'US e apro anche quello dell'Avis. E quindi tanti moduli e nuovi donatori li ho raccolti io, o la mattina o il pomeriggio quando stavo in sede. Scusa, no, voglio concludere con il membro direttivo che non sono presenti. Valfrido Adorante ha avuto un incidente in bicicletta in ospedale, quindi lo salutiamo, quindi anche a lui è servito un po' di sangue. Poi c'è Carmen e Remo d'Achille, che sono di Fresa, dell'enclave di Fresa. Sono a fare l'olio perché hanno un olificio. Poi non mi pare di ricordare nessuno, oltre alla presente che si presenta da sola. Buongiorno, sono Geltrude Valentini, sono membro del direttivo. Scusa un attimo, volevo solo ricordare che Pietro è stato, oltre che il primo segretario dell'Avis Comunale di San Salvo, anche uno dei primi segretari dell'Avis Provinciale, sì, per sei anni, la prima era di Tizio. Vorrei dare un'ulteriore informazione, che per dire di come lavoriamo a livello provinciale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2014 noi abbiamo aumentato rispetto al periodo del 2013, quindi nonostante tutti i problemi che ci sono a livello sociale e lavorativo, noi continuiamo a crescere, e continuiamo a crescere anche a San Salvo. Quindi voglio dire che questo ci fa ben sperare per il futuro, e quindi adesso che è arrivato Michele passo la parola anche a lui, però prima la passo a te perché sei tu il gestore della giornata. Sì, va bene. Già subito da appena fammi respirare. Respira. Che mi devi... Perché sei diventato donato? Perché si deve alzare? Perché? Allora, cambiate posto, dai, metti qua. Perché? Perché sei diventato donatore? Qualcuno dice, siccome è diventata Antonella donatrice, allora tu fai tutto quello che fa, che dice Antonella. Sì, certo. Era già scontato la risposta, no? Quindi no, non è quello. Lei sicuramente mi ha dato la spinta, perché mi ero avvicinato già 20 anni fa al discorso di fare donazione, però per un'incomprensione, poi giustamente una mala informazione sicuramente, ho rinunciato. Quindi lei mi ha dato l'avvio, ecco, e questo è stato lo spunto.
Niente, che devo dire ancora? Si concilia con l'attività sportiva, diciamo. Sì, molto. Sì, molto. Anzi, l'ultima donazione ha detto: guarda, ne puoi dare ancora di più. No, non ci sei andato in bicicletta. No, no, purtroppo no. Però nel futuro non è detto che si può, ci possa essere anche questo. Sì. Non funziona. Scusa, no, no, funziona, funziona per la telecamera. Non sentivo il ritorno. Sì. Va bene, c'è altro? Abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo presentato i vostri referenti. Tu hai chiuso? No, vabbè, vediamo se vuole dire qualche altra cosa, dottoressa, o altri, insomma. Abbiamo inquadrato il loro Gagliardi, si chiama Labaro, Labaro, che contempla in ogni città, probabilmente c'è, ogni città ha il logo della, della, del proprio comune. No, ce l'avete, San Salvo. Ecco, ce l'ha messo Pietro a tua insaputa, secondo Pietro l'ha cucito lui forse qualche giorno. Va bene. Dottore, vuole dire qualcosa ancora? No, qualche altra domanda? Cosa casomai che io do per scontato, casomai che per voi invece è importante. Fin dei conti voi siete la gente comune, siamo tutti la gente comune, qualche domanda non so particolare. Beh, vabbè, loro hanno consuetudine di donazione, quindi hanno superato tutte le perplessità, per cui non è che hanno molte domande da fare, però io sono un donatore che dona il sangue dal 1971, dal militare, insomma, a causa di un incidente di aereo. Allora prese un po' di militari a chi voleva donare il sangue, e da lì sono partito e sto qua, sono 42 anni che dono il sangue, quindi tutto qua. Veicolo attraverso il quale si è arrivata a questa donazione di massa a San Salvo è stata la Marelli, la Denso, perché poi abbiamo sentito che diversi, la Marelli certo, poi è diventata Denso, che abbiamo sentito che diversi che sono stati a Torino hanno donato là per la prima volta, poi una volta tornata a San Salvo l'hanno continuato a fare, insomma, come peraltro lui che addirittura l'ha fatto da quando faceva il servizio militare. Diciamo che la Marelli è quella che ha più iscritti, la Denso è quella che ha più iscritti all'interno dell'Avis. No. No. Adesso sta superata. Da chi è stata superata? Perché? Da chi è stata superata? Non è un momento di superamento. Allora, l'Avis è nata all'interno della Marelli perché la fabbrica è stato un catalizzatore di esperienze. Gente che veniva dalla Germania, anche se lui è di San Nicandro, quindi è del Gargano, gente che veniva da Popoli, gente che veniva da Chieti, gente che veniva dalle Marche, che si sono ritrovate all'interno della Denso e hanno portato all'interno della Denso una sensibilità che già avevano. Hanno detto: perché non creiamo qualcosa che possa rappresentare un unicum sociale e culturale? E lì è iniziato, da Sergio Di Tiso che veniva da Chieti, da lui che veniva da Diodati che veniva da Popoli, dove c'era una cultura visina di vecchia data, che poi hanno coinvolto altri, Onofrillo che era di San Salvo, uno di Vasto, e lì si è creato il nucleo forte di iscrizione, diciamo anche extra sansalvesi o salvanesi, come si vuol dire, gente che veniva a lavorare con il pullman, penso alle persone che venivano da Ari, che poi a un certo punto, acquisita questa sensibilità, verificate questa esperienza, sono tornati nelle loro realtà e hanno creato le Avis nelle loro realtà, per cui noi da un polo di eccellenza siamo diventati sempre di meno, però siamo cresciuti utilizzando
diciamo quelli locali, mentre lui è andato ad Aria, ha fondato la Vissidiari, che poi per alterne fortune quelli che sono andati a Francavilla hanno creato quella di Francavilla e quant'altro, quindi si sono spostati. Adesso non si può dire che l'Avis di, diciamo che la Marelli ha il nucleo maggiore, ci si sta lavorando di nuovo, però noi abbiamo, come si dice, seminato sul territorio, abbiamo molti a Fresa, parecchi a San Salvo, Carunchio, Lentella, quindi diciamo la Marelli ha fatto da catalizzatore e poi da esportatore di, come si chiama, di esperienze, e questo diciamo è quello che ci conforta di più da un punto di vista morale. L'ultima cosa che volevo dire, non abbiamo nominato Sandra Giampietro, che oggi per motivi di lavoro non è potuta essere presente, ma fa parte del direttivo ed è molto attiva da questo punto di vista. Penso di aver detto tutto. Dobbiamo dire che c'era un ulteriore elemento iniziale. No, mi riallaccio un attimo al ragionamento che faceva Franco, a riportare le motivazioni iniziali e l'esperienza di tante persone. Noi, quando era Marelli, lo stabilimento, che anch'io ho lavorato alla Marelli, avevamo un gruppo come Magneti Marelli, e che all'interno del gruppo si faceva tanto per fare pubblicità a questa associazione e quindi alla donazione di sangue, tant'è che all'inizio c'era proprio c'è stato un accordo con il dirigente nazionale della Marelli che solo come gruppo Magneti Marelli davano 2 giorni di riposo, prima 3 poi 2 di riposo dopo la donazione. Se ne faceva carico quindi la collettività, la società, l'INPS pagava, e questo probabilmente è stato un elemento che ha fatto partire su delle persone che magari non sapeva nemmeno che cos'era, avvicinarsi per questa ragione, poi non solo sono diventati donatori perché ci credevano e si sentivano molto ricompensati all'interno da questo atto, ma faceva proselitismo, avvicinava gli altri, propagandava tra tutte le altre persone che lavoravano che donare il sangue è una cosa bellissima e faceva solo bene, non faceva danno. E questo probabilmente è stato un inizio che ha fatto diventare grande l'Avis di San Salvo, partita da questa cosa. Ma poi io credo che il lavoro che hanno fatto le persone che hanno diretto l'Avis di San Salvo da quando è nata ad oggi, credo che sia stato un lavoro grande, grandioso e molto, perché per esempio ragionando alla cosa che diceva Barbara prima, nelle scuole credo che San Salvo nella zona è stata l'unica Avis che ha iniziato a cercare di entrare nelle scuole per parlare ai ragazzini che cos'è la donazione del sangue. In tante altre realtà non si è fatto e non si fa. Purtroppo le resistenze, le diceva Franco, non le voglio ripetere, non voglio rubare tempo, però questo è quello che dobbiamo denunciare per poter cercare di portare all'interno della mente di tanta gente che lavora nel pubblico e quindi nelle scuole per far entrare questa bella cosa che bisogna propagandare e arricchirla. Grazie, prego. E da questo prendo spunto per dirvi appunto che noi siamo gente comune, pertanto per poter donare il sangue non bisogna essere una persona particolare, basta essere operai, professionisti, sangue imprenditori. Sangue blu non è possibile. Sangue blu, sangue, no. Blu. Sangue blu non è possibile, solo sangue di color rosso. E consideriamo nobili tra noi. No, i nobili assolutamente non li vogliamo. E consideriamo che dietro una donazione c'è comunque sempre una vita salvata, sempre. Cioè non pensiamo, vabbè, ma io ho dato una sacca di sangue, oppure ma che vuoi per una sacca salva? No, no, si salva una vita, si salva un bambino, si salva una persona. Dovete pensare che ci sono delle patologie dove le persone vivono e sopravvivono solo per il sangue, che senza il sangue non potrebbero, cioè neanche il giorno dopo, cioè neanche dopo un'ora rialzarsi da un letto di ospedale, Cioè vivono grazie al sangue, è brutto a dire, i talassemici, ma tante patologie, tante, dai bambini agli ottantenni, novantenni, mo la vita media è aumentata, Cioè prima, cioè diciamo che la vita, fino a tanti anni fa, nei 65 anni, 70, poi è iniziato 80, adesso ci sono gli ultracentenari che vivono e purtroppo si ammalano, e il sangue è l'unica fonte, lo ripetiamo, che non si produce, è l'unico elemento che non si produce in laboratorio,
ma è solo tramite un atto d'amore che il nostro che si può salvare una vita. E volevo un attimo concludere facendovi vedere questo poster che è bellissimo, dove appunto dice: ci sono cose che durano un attimo, pertanto la donazione dura veramente un attimo, ma restano per tutta la vita, perché quella sacca di sangue che abbiamo dato ha fatto vivere un altro essere umano, e non è poco, a mio dire non è poco, e questo per me racchiude tutto quello che abbiamo detto oggi. Grazie a tutti. Grazie. E con le belle parole che ci ha detto alla fine la dottoressa Gioia, credo che possiamo chiudere questo altrettanto bel momento, ringraziando tutti voi e invitando chi ci ascolta e chi ci vede a contattare il numero che adesso passa in sovraimpressione per poter diventare donatori, che, come diceva all'inizio Pietro Antenucci, è facile, basta volerlo.